Buongiorno, buon lunedì a tutti, buon inizio di settimana. Continuo la mia rubrica con Ce l'ho con, secondo appuntamento, e oggi voglio parlare di Pioli. Pioli che a quanto pare è stato messo in un ruolo più centrale dalla dirigenza, non alla manager in inglese, però comunque con qualche responsabilità in più sul piano di scelta dei giocatori. Sembra ci sia l'intenzione di dargli più responsabilità, dato che poi è lui che li fa scendere in campo, quindi non essere dei giocatori utili alla squadra, ma alla società, ma anche alla squadra, in modo da che vengano valorizzati anche in maniera migliore. Perché ce l'ho con Pioli? Perché a mio avviso non si sta facendo sentire, si sta un po' sottomettendo, perché io penso che un allenatore, vista la carenza centrocampo, vista l'importanza di Tonali, non avrebbe mai accettato di vendere Sandro. Magari un allenatore avrebbe detto: guarda, piuttosto che Sandro perdo altri due da un'altra parte. Sandro incedibile, sapendo comunque il peso nello spogliatoio, sapendo un po' la situazione che questa vendita ha tolto, l'incasso che si è verificato, no? Non avrebbe portato nulla di positivo. E io ho una teoria in base a questo, insomma, in base a questa cessione, che a mio avviso non sarà l'unica. Non voglio dire ci sarà un fuggi, ma quasi. E io ho l'impressione che Pioli si sia un po' esaltato dopo questi anni comunque buoni. Io credo che Pioli abbia l'arroganza di pensare che la maggior parte del merito sia suo, e quindi dentro di sé pensa: sono io che li ho fatti giocare in questa maniera, è il mio modo di metterli in campo che ha portato questi risultati. Che ci sia Sandro, che ci sia un altro, sono io che faccio la differenza. Secondo me questo è questo il suo pensiero, perché non c'è altrimenti per spiegarlo. Un Pioli che comunque ha allenato Milinkovic poteva parlare e dire: sì, ok, vendiamo Sandro, però prendiamo Milinkovic. Comunque ti rimane un qualcosa in mano e la squadra non è così indebolita come dovrebbe. Invece perdiamo pezzi e l'allenatore, tolto che non lo vedo neanche così uno che lancia giovani Pioli, perché comunque serve pressione, cioè c'è pressione quando lanci un giovane, comunque ci deve essere anche una squadra rodata per lanciare un giovane. Quindi vedo un po' arrogante e anche ingiustificatamente. Io sono dell'idea che Pioli alla prima occasione utile venga fatto fuori,
Però lui, a mio avviso, non si sta giocando bene le sue carte. No, cioè verrà buttato fuori non per demeriti suoi, perché se questo è l'allenatore, queste sono le sue caratteristiche, lo metti a fare un'altra cosa, è facile che fallisca. Quindi ce l'ho con lui perché non si sta mettendo bene, non si mette nelle migliori condizioni. E io non gli recrimino niente, nel senso, non gli do colpe per non essere andato via con Maldini, perché quella è ipocrisia, nel senso, tu comunque lì nel Milan, tu comunque hai fatto bene, comunque si è conquistato la permanenza. Non è giusto perché va via un dirigente, allora vado via anch'io per sostegno. Sul lavoro non ci deve essere questo discorso di sostegno. Però non si sta mettendo bene, ecco, no, dovrebbe farsi più sentire, farsi più rispettare, dopo che sul campo hai dimostrato comunque di valere qualcosa tra gli allenatori. Ecco, questo è il mio pensiero. Vi auguro una buona giornata. Ci vediamo al prossimo video.